Partendo dal passo Costa Lunga, ho seguito il sentiero 552 per arrivare al rifugio Fronza delle Coronelle. Questo è un bellissimo sentiero panoramico sotto al gruppo dolomitico del Catinaccio. Regala bellissimi panorami sulla vallata e sul gruppo dell'Atemar, sotto al quale si trova il lago di Carezza, dove terminerò questa mia escursione. Se non si vuole fare troppa salita, si può arrivare direttamente al rifugio Paolina con la seggiovia. Come al solito non riprendo le persone, ma qua c'era davvero parecchia gente, compreso famiglie con bambini, perché il sentiero non presenta particolari difficoltà. Anche se a inizio giugno c'erano ancora cumuli di neve e in alcuni tratti molto fango, per cui si doveva fare attenzione a non scivolare. Questa zona delle Dolomiti è entrata a far parte dei siti UNESCO per la varietà delle conformazioni geologiche. Il sentiero è abbastanza stretto e ha una ripida scarpata, ma non è per nulla esposto. Ogni pochi metri ammiravo la bellezza di questi panorami e delle montagne e mi sarei fermata a fare migliaia di fotografie. Proseguendo si incontrano tratti con roccia e alberi sparsi. Dopo circa 2 ore e mezza dalla partenza dal passo si arriva al rifugio. Sullo sterrato a inizio giugno c'erano ancora cumuli di neve ghiacciata. E dietro al rifugio si ammira un altro bellissimo panorama sulla cima del Catinaccio, la seconda vetta più alta di questo gruppo. Si può arrivare qui anche con una cabinovia. Io per il ritorno ho seguito il sentiero numero 1, molto ripido all'inizio, ma i panorami sono sempre splendidi e girandosi indietro si vede il gruppo del Catinaccio. Proseguendo sul sentiero 15 e poi sul 16 ho attraversato questi prati fioriti, ondulati, davvero paesaggi da cartolina.
Questa panchina si trova in un crocevia, ma il nostro sentiero verso il lago è sempre il numero 16. Arrivati poi al Passo Nigra, si prosegue sulla strada asfaltata sino al ponticello sul torrente. Proseguendo sul sentiero numero 6 si arriva a questo ponte sospeso. Ovviamente, soffrendo di vertigini, non ho ripreso la mia traversata. Dal parcheggio in pochi minuti sono giunta al lago di Carezza, ma nel frattempo è iniziato a piovere. Ma guardate la bellezza di questo panorama, con le montagne del gruppo del Latemar che si rispecchiano nelle sue acque.